Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Boulanger, l'avvenire è già nelle tue mani. Siamo qui con Marco Brico, CT della Ferriera, per questo importante incontro, diciamo quasi uno spareggio con la Borgonese. Previsioni per questo incontro? Ma sicuramente un incontro difficile dove noi e loro chiaramente ci giochiamo una grossa fetta dell'accesso a Loano. Diciamo che loro probabilmente vivono più su individualità, noi più di squadra, per cui dovremo far bene tutti assieme per portare via almeno un punto che per noi rappresenterebbe un buon risultato. Logico, con la vittoria li metteremo a 3 punti, sappiamo tutti quanto pesano, anche se il girone di ritorno è appena cominciato. Giocatore che toglieresti alla Borgonese oggi? Beh, probabilmente Kozieg, ma anche Anze Petric. Contento dell'andamento della squadra in queste prime 8 giornate? Qualche rammarico, qualcuno che ti ha meravigliato e qualcuno che ti ha un po' deluso? Ma dunque, delusione sicuramente no, il gruppo ha risposto bene alle sollecitazioni, è stato un gruppo cambiato per 4 decimi, quindi vuol dire tante cose, vuol dire scommettere su 5 under 20 e trovarsi alla seconda giornata di ritorno a giocarsi un posto per Loano, che per noi non era neanche mai successo, quindi vuol dire aver fatto ambientare i ragazzi, averli fatto anche maturare in fretta. Sicuramente in questo momento chi dei 5 ha risposto meglio è Stefano Migliore e Stefano Aliverti, sono i 2 che sono cresciuti di più. Gli altri stanno facendo comunque anche molto bene, si sono integrati in un gruppo che forma l'ossatura della squadra da anni e quindi la soddisfazione massima, perché con 5 under 20 credo che si possa girare tranquillamente a testa alta per tutti i risultati che vengono. Sicuramente avete creduto nei giovani, abbiamo parlato in tempi non sospetti, questa iniziativa di provare a inserire dei giovani in un campionato in massima serie contro dei campioni già navigati. Effettivamente c'è stato un grosso lavoro della società da parte tua per inserirli e anche forse da qualche giocatore che ha più esperienza, tipo Amerio, i vari Rossato, che hanno contribuito a inserirli in questa rosa e a fargli dei ruoli anche determinanti, perché dei giovani gli hai fatto fare addirittura 3 prove, per cui li hai caricati anche di responsabilità. Ma allora, sicuramente il fatto di avere uno zoccolo duro che da anni e che quindi ha iniziato da giovane a maturare le proprie esperienze ha facilitato l'inserimento degli altri ragazzi, perché si sono ricordati che erano giovani anche loro quando già si cimentavano magari in mezzo a giocatori più navigati gli altri giocatori. È curioso pensare che Barbero sia uno degli anziani, ha 25 anni, e quindi è curioso questo. La cosa bella è vederli lavorare durante gli allenamenti, perché hanno capito, giovani e meno giovani, che quello che fai il giovedì poi lo ripeti il sabato. E quindi il discorso di fondo è la maturità che loro mettono in campo è superiore alla loro età, e questo agevola tutti. Finito il campionato, qualche obiettivo per la stagione estiva? Rimarrete tutti? Avete qualche obiettivo, magari qualche campionato italiano, Coppa Italia? Ma gli obiettivi sono i soliti: far bene, fare al massimo, qualificarsi per le fasi finali a Coppa Italia. Quest'anno siamo andati veramente a un passo dalla finale, a una boccia dalla finale, e quindi l'obiettivo è migliorarsi, quindi puntare alla finale. I campionati italiani sono lì, si possono vincere in qualsiasi momento, basta giocare bene quei 2 giorni, loro i mezzi li hanno. Bene, grazie Marco per la tua disponibilità, in bocca al lupo per questo incontro e per il proseguo del campionato, e grazie perché investi nei giovani e fai crescere i giovani del nostro sport. Grazie a voi, grazie per quello che fate e perché ci permettete di farci vedere in giro, che è una cosa importante anche questa. Ciao. Presto. Ciao, ciao Marco. E tra il pubblico qui presente a Borgone scoviamo l'amico Mauro Zucca. Ciao Mauro. Ciao, ciao Roberto. Ciao a tutti.
Oggi il CT dal Chierese, in veste di tifoso e appassionato del nostro sport, in quanto la sua squadra riposa, e viene qua a tifare per il figlio. Come vedi questo incontro? Vedo un incontro decisivo al fine del piazzamento tra le prime quattro, secondo me. Un incontro che potrebbe essere bello, interessante, combattuto. Deve un po', secondo me, recriminare su qualcosetta nell'incontro di andata la formazione del Ferriera, però oggi secondo me è un incontro che deciderà quale sarà la quarta forza di Loa, no? Borgone, chiaramente, giocando in casa, secondo me oggi gode dei favori del pronostico, perché tra le altre cose ha dei fuoriclasse in squadra, quindi sicuramente una squadra attrezzata. Come vedi l'anno di inserimento, secondo anno che tuo figlio gioca qui nella Ferriera? Come è stato il suo campionato fino a questo momento? Ma io lo vedo un buon campionato, da parte di mio figlio, che di Stefano, al di là del ruolo che deve ricoprire, chiaramente in Serie A, lui è A effettivo quest'anno, no? Quindi il ruolo di puntatore non è proprio il suo ruolo naturale, però comunque dobbiamo essere contenti che Ferriera lo abbia inserito in questo gruppo, perché secondo me è un gruppo che ha puntato sui giovani, la dimostrazione è che infatti veramente ha puntato sui giovani, ha dato fiducia ai giovani, li valorizza parecchio, la dimostrazione è che ci sono tanti bravi giovani in questo gruppo e che, devo dire, stanno facendo bene, perché secondo me Ferriera quest'anno sta facendo veramente un ottimo campionato, sì, quindi io sono contento di quello che fa per i giovani Ferriera, di come ha valorizzato mio figlio stesso e anche gli altri, che migliora, Liberti, insomma Riaudo sicuramente, quindi complimenti veramente a Ferriera, perché sta portando avanti da alcuni anni veramente un progetto importante, ecco. Quindi le bocce non sono solamente il vincere, l'arrivare a determinati obiettivi, crescere e Ferriera lo sta facendo veramente, certo. Un punto sul campionato di Serie B, dove vi vede protagonisti, dove siete tra le favorite per il passaggio in Serie A. Come è stato il vostro campionato fino a questo momento e quali sono le vostre antagoniste per il passaggio nella massima categoria? Ma noi sicuramente ci proviamo questo ritorno con un'altra squadra, chiaramente, rispetto a quello che avevamo un paio di anni fa, dove avevamo fior di campioni, avevamo Grattapaglia, avevamo Griva, Resci, insomma, altri sono rimasti. Ora il nostro campionato è un campionato... Fino adesso devo dire che onestamente è stato un campionato facile, anche perché senza nulla togliere alle altre, il girone dove siamo stati inseriti secondo me è un pochino più al di sotto delle aspettative, forse rispetto all'altro girone. Noi difficoltà fino ad ora non ne abbiamo avute, ma siamo consapevoli che il cammino chiaramente è lungo e sarà difficile nel prosieguo, perché ormai penso che a tre incontri dalla fine, i playoff, insomma, basta poco per avere la matematica certezza di fare i playoff, e fino ad ora devo dire siamo stati anche un pochino aiutati dalla buona sorte, perché gli avversari sinceramente in determinate circostanze ci hanno messo un po' di suo, vedi all'andata Beinette quando Orfani di Mometto siamo riusciti a girare 8-0 per noi, insomma ci sono state determinate situazioni avvantaggiato. Ora siamo sicuri che però convinti che nel prosieguo sarà sicuramente più duro, perché l'altro girone se la giocano Capannina, Nitri, Serravalle, la Calvarese stesso, anche il Veloce stesso, sono ottime formazioni, e anche le squadre che proverranno dall'est. Io una cosa devo dire, penso di arrivare alla finale a 4, perché pare sia stata assegnata a Chieri, e quindi ci terrei particolarmente, perché sarebbe un vantaggio non indifferente comunque. Invece un punto sul campionato, questa formula pensi che sia importante per soddisfare sia atleti che dirigenti che società? Ci sarebbe ancora qualche cambiamento a fare? Il numero di squadre 8 va bene, lo aumenteresti? Cosa pensi sulla formula del campionato? Lo aumenterei a 10, detto così terra terra, anche perché ci sono delle difficoltà intanto di sotto, vediamo che la B quest'anno un girone da 5, un girone monco praticamente, c'era una squadra che doveva esserci invece non c'è, insomma ci sono delle difficoltà a livello di Serie B, di Serie C, insomma a livello inferiore. Io quindi opterei per un campionato a 10 squadre, ma sia nella A che nella B.
Io lo farei perché secondo me ci sarebbe più possibilità. Darei una volta, non era male, perché qui le quattro squadre, o perlomeno le tre che andranno alle finali, sono scontate. Se, infatti, che è un po' così in ballottaggio, una volta può esserci Borgone, una volta Ferriero, una volta Gaglianico, insomma dipende dalla stagione chiaramente. Io lo farei a 10 perché secondo me addirittura prenderei le prime due, le metterei magari già di diritto qualificate alla finale, farei dei playoff arrivando fino al sesto posto. Insomma, ci sono dei campionati importanti, vedi anche la Serie B di calcio, vedi la Serie A di pallavolo, che i playoff sono disputati dalle prime otto, insomma, quindi farei qualcosa in più per, anche perché ci sarebbe più opportunità per le squadre meno attrezzate di lottare fino in fondo, mentre invece una squadra per esempio come Gaglianico probabilmente a metà campionato, già finito campionato, è salva e non ha più possibilità di accedere ai playoff, ecco, questo è il tuo concetto. Ma questo per l'interesse generale. L'ultima domanda più provocatoria, federazione, ci saranno le elezioni il prossimo anno, potresti essere tra i candidati, cosa cambieresti? Sei d'accordo con i progetti che ha portato avanti la federazione? O vorresti un stravolgimento come è auspicato da tanti appassionati di questo sport? No, assolutamente uno stravolgimento no, anche perché io dico che chi opera è soggetto a critiche. E quindi io sono convinto che chi fa lo fa per cercare di dare il bene e non il male al nostro sport, questo sicuramente. È chiaro che a volte ci sono delle cose, secondo me, secondo tanti, senti in giro, tu parli con tante persone e non c'è uno che ti dica un parere unanime, tutti la pensano a modo proprio. Sul cambiare qualcosa sicuramente, anche a livello, ma non di campionati, proprio a livello generale. Potresti essere tra i candidati? Ma devo dire, io ho fatto tanto per le voci, essere tra i candidati è una parola grossa, mi piacerebbe comunque in futuro, sempre compatibilmente al tempo che uno possa avere, fare qualcosa per cercare di ottimizzare un po' il nostro sport, insomma. Io credo che gente come te, ma mi metto in mezzo anch'io, guarda che siamo appassionati, che abbiamo creduto in progetti, che abbiamo portato avanti tante parole con i dirigenti federali, potrebbero fare qualcosa comunque, apportare qualche piccola miglioria, e anche per già quello che fanno già tanto i dirigenti attuali. Bah, sì, sicuramente, io ti ringrazio per queste tue parole, però insomma anche tu sei ancora, insomma vedo che sei sempre molto attivo, diciamo, in merito, no? Però ripeto, io se posso fare qualcosa lo faccio ben volentieri, ripeto, compatibilmente il tempo, perché uno chiaramente lavorando non è che possa avere tutto questo tempo per dedicare, però qualcosa insomma da migliorare, da rivedere c'è sicuramente, ecco. Comunque non voglio con queste parole criticare quelli che fino ad ora hanno operato nel bene o nel male, perché assolutamente, comunque io se posso fare qualcosa come ho sempre fatto fino ad ora lo faccio ben volentieri e va bene così. Chiudo questa intervista con un pensiero per Dino, che è mancato questa settimana, che tu conoscevi molto bene. È stato un grande, devo solo dire, è stato un grande. Io tutte le volte che lo vedevo lo chiamavo mister, perché per me era il mister, è uno che ha dato tanto e non lo sapevo sinceramente, ho avuto modo di vederlo proprio in occasione dei campionati che tra l'altro ha vinto mio figlio di B quest'anno sui campi di Leverone, diciamo, dove tra l'altro c'eri anche tu, l'avevamo visto in quell'occasione. Non sapevo che avesse dei problemi di salute e colgo l'occasione per fare tantissime condoglianze alla famiglia, veramente. E il mondo delle bocce rimane orfano di un grande personaggio, perché per me Dino è stato veramente un grande. Condivido in tutto il tuo messaggio, anch'io, noi con tutti i fatti di sport facciamo sentire condoglianze alla famiglia di Dino Righetti. Grazie Mauro per la tua disponibilità e in bocca al lupo per il tuo campionato. Grazie a voi, grazie, a presto. Abbiamo con noi Piero Merio, giocatore della Ferriera e nonché CT della Nazionale. In questo incontro doveva essere molto equilibrato sulla carta, che invece mi vede soccombere 16-0. Esatto, quindi vuol dire che la carta molte volte mente, e poi sempre il campo che ha ragione. E non siamo riusciti ad adattarci a questi terreni, abbiamo faticato parecchio in accosto, ma di conseguenza abbiamo faticato anche a bocciare. L'unica partita equilibrata e giocata a un buon livello è stato il combinato di Barbero, parlando del primo turno, certo. Perché poi abbiamo assistito a un bel tecnico tra Rialdo e Koziek, però per il resto noi non siamo stati, diciamo, degli avversari degni per questa Borgonese, che al di là di Luca Scassa, che ha fatto una partita ottima, super non contrastato da me assolutamente,
Le altre partite anche loro hanno lasciato qualcosina, si poteva fare. Si poteva approfittare, si poteva assolutamente. Fare il livello non è stato straordinario. Si diciamo poteva così. Fare qualcosa di più. Sì. Questo incontro pregiudicherà la lotta al quarto posto? Beh, ve lo giocate ancora, mancano 5 giornate. Sicuramente il fatto che loro vincendo oggi ci sorpassano di un punto è chiaro che pone loro in netto vantaggio su di noi, anche perché mi sembra di aver capito che abbiamo gli stessi incontri casalinghi e in trasferta contro le stesse squadre, quindi insomma probabilmente hanno una qualche chance, un vantaggio, sì. Oltre che da giocatore di esperienza, ti faccio questa domanda anche da CT da Nazionale. In questa squadra ci sono molti giovani che stanno crescendo e stanno dimostrando dell'ottimo valore. Assolutamente sì, sotto questo punto di vista noi siamo assolutamente contenti dell'annata che sta facendo il Ferriera, proprio perché c'è stato questo cambio, diciamo così, di percorso, mettendo insieme tantissimi giovani, tra i quali mettiamo anche Barbero, perché è ancora giovane, è molto giovane, con ottime qualità, e si spera che riescano a crescere sempre di più e possano migliorare ancora. Chiaro che quest'anno trovarci qua a giocarci diciamo un quarto posto ancora all'inizio del ritorno, probabilmente sulla carta è stata una sorpresa. Ben pochi avrebbero detto, assolutamente, e quindi bisogna vedere questo. Non è che tanto che noi adesso stiamo perdendo Loano, è che abbiamo conquistato la lotta per Loano fino a questo, che non era così preventivata, non era così scontata, quindi questo deve farci vedere il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto. In ottica nazionale, gli appuntamenti prossimi cosa saranno? Gli europei, i mondiali? Adesso non ci sono più quadrangolari. No. C'è qualche gara così a invito, però non sempre noi partecipiamo, quindi gli appuntamenti importanti sono sempre europei e mondiali, quindi nella seconda metà dell'anno. Il bilancio di questi anni, CT da nazionale? Questi due anni, io penso che meglio di così non potessi sperare, perché tanti successi assolutamente. Appunto per questo, non mi sarei mai aspettato, ci ho pensato giusto l'altro giorno, praticamente in due anni abbiamo portato a casa 12 medaglie d'oro. 12 medaglie d'oro ci pone in assoluto in testa contro tutte le altre nazioni, principalmente parliamo di Francia, Slovenia e Croazia, che sono quelle con cui ci si confronta di più, e noi siamo quelli che abbiamo vinto più medaglie d'oro. Se poi aggiungiamo anche tutte le altre medaglie, direi che sono stati due anni fantastici. Intendi proseguire l'attività da CT, riesci a conciliarla con gli impegni familiari, di lavoro e da giocatore di bocce? Ma diciamo che sì, se non vengo defenestrato quest'anno, l'idea è quella di fare ancora almeno un anno. Il conciliare il tutto non è facile, assolutamente. Fortunatamente lavoro, io lavoro in un ufficio dove non chiude praticamente mai, quindi riusciamo a giostrarci le ferie a rotazione in piena collaborazione con i colleghi, e quindi questo mi dà un grosso vantaggio. È chiaro che come famiglia anche ho una moglie molto paziente. E molto appassionata. È molto appassionata. Voglio chiudere questa piccola chiacchierata con l'amico Piero rivolgendo un pensiero a Dino Righetti, che è stato un grande nel nostro sport. Assolutamente, è stato un CT senior, ha dedicato la vita a questo sport, soprattutto seguendo i giovani, lo possiamo ricordare come CT della Nazionale Giovani per parecchi anni, ma non solo come CT della Nazionale, anche seguendo giovani extranazionali. E le ha dato un grosso contributo anche a livello dirigenziale, locale, e adesso stava dando un contributo anche nella commissione. Assolutamente. E quindi è una grossa perdita per il mondo delle bocce, anche perché in tutte le volte che ho avuto modo di confrontarmi con lui ho sempre visto una persona lucidissima, con le idee molto chiare, innovative, e indubbiamente non è facile nel nostro mondo far passare delle idee, me ne sto accorgendo, non è assolutamente facile. E tu di idee ne hai tante? Qualcuno potrei anche avercela, però mi rendo conto che siamo un mondo molto statico e ancorato alle abitudini,
e quindi... E forse anche questo essere statico ha fatto allontanare molti giocatori dal nostro sport. A livello sportivo, secondo me, qualsiasi cosa uno pensi di fare bisogna che la faccia pensando prima allo sport. Se si mettono prima altre cose, allora prima o poi queste cose qua si ritorceranno contro. Quindi bisogna innanzitutto pensare a delle innovazioni che siano corrette e giuste a livello sportivo, e poi bisogna cercare di poterle realizzare anche a livello economico. Ma se facciamo il contrario non andremo da nessuna parte. Grazie Piero per la tua disponibilità, in bocca al lupo per il resto del campionato. Grazie a voi e buon lavoro. Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Boulanger, l'avvenire è già nelle tue mani. Luca Scassa in vantaggio 5-0, pianta nella bocciata contro Piero Merio che colpisce. Terza bocciata nel proprio combinato per Enrico Barbero che colpisce, si porta 8-9 e il pallino per lui per portarsi in vantaggio dopo questa bocciata. Nella partita quadretta c'è Davide Ponzo impegnato in bocciata, secondo errore consecutivo per lui, doppio errore anche per Rocci in questa mano e punto giudicato dalla Borgonese. Pallino per Enrico Barbero nel provo di combinato, colpito, 10-9 per lui dopo tre giocate. Piero Merio in bocciata sotto 1-5. Non è buona, quindi possibilità per Luca Scassa di portarsi sul 7-1, avendo ancora una boccia da giocare. Stefano Migliore impegnato in tentativo del pallino di salvezza, lo fallisce storto a sinistra, quindi possibilità per la Borgonese di incrementare il vantaggio nella partita a quadrette. Bocciata di Stefano Cavallo, una partita coppia per portarsi sul 4-1, colpisce 4-1 per la Borgonese in questo momento. Corso della quarta giocata del combinato, Kojak nel pallino, lo colpisce e si porta 14-13. Marco Capello, una bocciata parte a quadretti, colpisce solo una delle due bersagli e avranno ancora tre bocce per aggiuntare i punti da Borgonese. Matteo Mana in bocciata a coppie, una bocciata colpita consecutiva dopo qualche errore di troppo nelle prime battute. Luca Scassa trae il trucco, dopo due bocciate colpite con un carò, colpisce e si porta sul 10-1 contro Piero Merio nella prova individuale. Siamo nel corso della sesta giocata del combinato, il doppio tentativo nel pallino per Enrico Barbero che colpisce il primo. Quindi ancora un tentativo nel pallino per lui. Se lo colpisce. Altro tentativo nel pallino per Enrico Barbero, sempre stessa giocata, lo fallisce, quindi 20-19 il vantaggio per il giocatore della Ferriera dopo 6 prove nella prova di combinato. Piero Kojak nel pallino, settima prova di combinato, lo colpisce e si porta avanti di 1, 23-22.
corso dell'ottava e ultima mano nella prova di combinato, ultime due bocce in mano per Kojak, due bocce in mano per Barbera. Barbero che è sotto di un punto, 24-25. Rimane a pelo dentro la boccia di Kojak, sembrava lunga. Quindi Barbero ha chiamato la sua terza bocciata di questa ultima giocata della prova di combinato. Barbero che era in vantaggio di un punto dopo sei mani, ma un doppio errore in accosto nella settima giocata ha permesso a Kojak di tirare nel pallino e portarsi avanti di uno. Enrico Barbero nella sua rincorsa. Sappiamo se è buona, fallisce corto, quindi ormai è vittoria per Jure Kojak in questa prova di combinato, dove ci poteva essere la grande sorpresa della giornata, e invece Kojak porta i primi due punti alla squadra della Borgonese. Ultima bocciata per Enrico Barbero, la colpisce, si porta a 25-26, buona la prova di Barbero con due pallini colpiti. Sarà Jure Kojak che gli ha ridato sloveno in accosto con l'ultima boccia, che servirà solo per incrementare il suo score. Ma costo seguiamo, riesce a entrare nel cerchio, rimane corto, quindi vittoria per Jure Kojak, 26-25, 2-0 parziale della Borgonese in questo big match di giornata contro la Ferriera. Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Boulanger, l'avvenire è già nelle tue mani. Dello stato nel pallino al combinato a coppie, lo fallisce dopo aver colpito il precedente tentativo, quindi Borgonese avanti di uno. Altro doppio tentativo per Rossato nel pallino nel combinato a coppie, colpisce primo, si porta 20-21, e ancora un pallino da tirare per lui. Rossato di nuovo nel pallino, utilizzato nel filo di sinistra, lo colpisce, si porta in vantaggio per 22-21 dopo 5 giocate. La terza buona è combinata a coppia, il pallino che lo colpisce e si riporta in vantaggio la Borgonese. Stefano migliore nella partita a coppia, pallino di salvezza per lui. Lo colpisce e rimane fermo, 7-6 il punteggio. La giocata a pallino per Dario Rossato per portarsi di nuovo in vantaggio, che lo colpisce di nuovo avanti di uno, 32-31 dopo 7 mani. Ultima giocata del prove combinato, Simone Riaudo all'accosto, in vantaggio 34-33. E la mette dentro e si aggiudica di fatto la prova con 35 punti, due bocce ancora in mano, e mentre ancora una boccia in mano solo Walter Tabone per la Borgonese. Quindi saranno i primi due punti acquisiti dalla Ferriera in questa giornata. Seguiamo ancora queste ultime tre bocce. E
nel campo a fianco, intanto Stefano Cavallo alla bocciata per portarsi su l'11-5, fallisce 10-6 il vantaggio su Fabrizio Rocci. Ecco l'ultima bocciata di Walter Tabone nella prova di combinato. Colpisce 34 lo score della squadra di casa, 35 per gli ospiti, con due voci ancora in mano a Simone Riaudo. Ecco Simone Riaudo al centro del campo, si appresta a giocare la sua penultima boccia. Boccia è ben giocata, va a 36 ed ecco l'ultima boccia che terminerà così la prova di combinata coppie e porterà la squadra guidata da Bricco i primi due punti in questo scontro per la quarta posizione. Simone Riaudo nel suo ultimo costo. Di nuovo entro il cerchio, quindi 37-34 il punteggio finale e 18-2 il vantaggio della Borgonese. Tentativo di pallino di salvezza a parte Fabrizio Rocci sotto 8-12, lo colpisce, rimane ancora in partita quando manca 5-30 alla fine. Luca Scassa che tenta l'annullo nel pallino, nella partita coppie, lo fallisce, 3 errori per lui in bocciata, quindi 10-8 ancora, ma mancano 3 minuti e 30, non so se faranno tempo a fare un'altra giocata. Stefano Migliore in accosto della Ferriera e mette il punto, terzo punto, 11-10 la vittoria a parte la Ferriera, che quindi decreta il risultato finale per 20-4 a favore della squadra di casa della Borgonese. Se ami l'innovazione, se cerchi il meglio, se scegli il colore, fai una scelta vincente. Boulanger, l'avvenire è già nelle tue mani.